settembre del 1968 fu un giorno triste per tutti i figli spirituali, i devoti, per tutti coloro che erano qui e aspettavano da giorni i giorni dei funerali di Padre Pio. Il 26 settembre 1968 è la rivista Casa Sollievo della Sofferenza che ci dà una mano nel ripercorrere quella giornata. Ci fu uno speciale del 1968, dell'ottobre del 68, che ha raccontato tutte quelle giornate e ci accompagnerà oggi e nei prossimi giorni a raccontarvi questo minuto con Padre Pio. E Gherardo Leone che fa una cronaca dettagliata di quella giornata. Alle 12 la chiesa era chiusa, ma già da qualche ora prima, dalle 10 in particolare, non poteva più entrare nessuno. Ore 12:30, non ci sono che un centinaio di persone all'interno della chiesa, ormai avevano cercato di far terminare la grande fila che entrava in chiesa, non poteva più entrare nessuno già dalle 10. Alle 13:45 c'è il saluto della fraternità della provincia religiosa, i suoi confratelli salutano Padre Pio. 13:55, intanto la folla qui fuori aumenta. 14, arrivano le guardie per poter organizzare tutto quello che doveva essere il corteo. C'è un momento di confusione, dice Gherardo Leone, i cappuccini baciano confusamente la cassa. Entra in chiesa un'auto, l'auto che poi accompagnerà per tutto il corteo, e la guidava, pensate un po' in quel momento, forse anche preso dall'emozione, dal voler dare una mano a tutti i costi, il sindaco, il dottor Sala, che guida l'auto e la porta all'interno della chiesa. 14:37, la porta della chiesa è stata chiusa. Ancora, in quel momento sono i familiari ad avere un momento tutto loro con Padre Pio. 15:30, si apre il portone di Santa Maria delle Grazie perché ci si preparava a questo corteo. Medi al microfono recita un Pater, un Ave, un Gloria. 15:37, la campana comincia a scandire i rintocchi funebri, poi ancora 15:42, Padre Pio scende l'ultima volta in paese, esce la bara, scortata dai carabinieri. Questo corteo che procede lentamente lungo la strada, tra due ali di fittissima folla, sotto un sole violento, gente sulle terrazze, sui muraglioni, in posizione pericolosa, gente persino sulla cupola della cappellina di San Francesco in Viale Cappuccini, parecchie donne piangono, una vecchia ultraottantenne che caccia dei gemiti tenendo le braccia verso la salma, un elicottero che passa e ripassa sul corteo. E poi ancora, 16:40, giunge in paese, le campane rintoccano a morto, strilli disperate di donne, volti in lacrime. 17:35, il corteo si ferma nella piazza del comune dove il sindaco tiene un discorso, ma sono più le volte che si ferma perché è molto emozionato, racconta Gherardo Leone. 18:30, il corteo torna qui, sul sagrato. La salma viene deposta ai piedi del parco, una concelebrazione eucaristica con 24 sacerdoti, la messa è presieduta dal ministro generale dell'ordine, padre Clementino da Vlissingen, vi sono due vescovi, vescovo Cunial e Lenotti, e poi i familiari di Padre Pio sul palco, tutti vestiti correttamente, scrive Gherardo Leone, in nero. E poi, al di là delle transenne, silenzio. La folla è immobile, silenziosa. Nonostante vi sia un'aria freddissima, i riflettori illuminano la luce intensa, il palco e il corpo di Padre Pio. Un riflettore potentissimo illumina ad intermittenza anche la clinica. Infatti, alle 19:30, scrive, intorno alle 20, il vescovo Cunial assolve la salma, recitando le formule in italiano. Quindi, proprio alle 20:10, l'ultimo saluto alla sua opera viene rivolto da Padre Pio, che viene portato proprio dinanzi al pronano della Casa Sollievo. 20:25, il corpo di Padre Pio rientra in chiesa e quindi poi sarà portato giù nella cripta intorno alle 22 per terminare, ecco, per la collocazione del corpo di Padre Pio nella cripta di Santa Maria delle Grazie. Intorno alle 22:15 tutto terminò in forma privata e poterono entrare, diciamo, sulla carta poche persone, ma in realtà ne entrarono diverse, tante. Quello che ci fa riflettere è quanto scrive Gherardo Leone. L'ultima volta la folla corre verso la piccola chiesa, quasi accompagnando il corpo di Padre Pio, ma tutto viene chiuso.
è finita. Padre Pio non sarà mai più visto dalle turbe. La porta della chiesa si richiude alle sue spalle. La tumulazione, scrive Gherardo, avverrà tra poco in forma privata.